e appassionati di aeromodellismo provenienti da tutto il nostro paese oggi si sono sfidati con le loro mirabolanti acrobazie nel cielo di Jisi. Tanti i piccoli velivoli, da quelli più tecnologici e innovativi alle copie degli antichi aerei che hanno fatto la storia dell'aviazione. A metà tra artigiani e ingegneri meccanici, ma solo per passione, in 80 provenienti da tutta Italia si sono dati appuntamento al campo volo Aerolight Marche di Jisi per presentare i loro piccoli gioielli. Sono gli appassionati di aeromodellismo, una disciplina che si sta affermando anche in Italia. A Jisi da alcuni anni è presente il GAB, il gruppo aeromodellisti della Vallesina, 47 appassionati di tutte le età alle prese con modelli di ogni dimensione e valore. Alcuni rappresentano le ultime innovazioni in ambito tecnologico, altri invece riprendono i vecchi modelli che hanno fatto storia come il Piper. La cosa importante è mantenere la geometria delle acrobazie attraverso voli creativi e audaci, basta non cadere mai a terra. Quali sono le principali figure che si insegnano e che vengono poi utilizzate anche durante le competizioni? Prima di tutto si insegna una salita, una discesa in maniera retta, regolare, poi ci sono dei tonneau che sarebbe una rotazione sull'asse del modello, ci sono i looping che sono dei cerchi nel cielo praticamente. Poi ci sono molte altre figure che mano a mano che si va avanti nel tempo diventano sempre più difficili. Questo è un aereo acrobatico con delle funzioni 3D, praticamente fa un volo stazionario lungo pista, qua in fase di stallo e ha delle escursioni molto complesse, ecco, fa un volo molto spettacolare, ecco, serve per quello così. Cosa c'è di bello secondo lei in questa disciplina? C'è la parte tecnica, c'è la parte del volo, c'è parecchie robe, dai motori alle parti dei comandi, all'elettronica, c'è un po' di tutto quanto qui. A chi la consiglierebbe? A tutti, sinceramente.